Leonardo Bevilacqua ha assamito Chietino per fare un po' gli onori di casa, per accogliere la colpa, che ormai sono già circa 10 giorni che è qui, per preparare una stagione come sempre interessante, con tanti prodotti da lanciare al ciclismo che conta. Sì, hanno trovato un bel tempo, si sono potuti allenare tutti i giorni, si trovano bene in questa zona, le strade sono libere e riescono a allenarsi molto bene. Quanto è importante coltivare questi talenti e quanto è importante il lavoro di squadre come la Colpack, che un po' rappresenta l'elite nel campo del dilettantismo? Noi siamo abruzzesi, per noi è molto importante, perché questo darà una certa linea, anche una speranza ai corridori abruzzesi che avranno le qualità per entrare in questa squadra. Lo scorso anno, se non ricordo male, è passato anche Ciccone, che è un prodotto dell'Abruzzo e che ora ha la nuova strada del professionismo. Sì, Ciccone è stato 2 anni con la Colpack, praticamente si è messo in luce, e certo per noi che siamo abruzzesi è un grosso onore. Speriamo che lui possa confermare le sue qualità. Poi noi, con l'unione che abbiamo fatto con la Lampre, praticamente nel 2017 saremo il vivaio della Lampre, speriamo che Ciccone si metta in luce, così potrà passare a una squadra Pro Tour.